Niente che io riesca a capire. Attenzione, la lore. Una mappa sbiaditta è stesa sul pavimento dell'hotel. Una rete di pieghe usurate divide la regione in sezioni. In una delle sezioni, un piccolo insieme di bossoli rappresenta l'inizio di una catena di produzione. Not bad, eh? Non male, eh? Yeah. Già, you're hai un talento naturale. Accanto al tavolo, Salvador getta un'ombra su Romero seduto. Is something wrong? Che cosa non va, zio? What? Cosa? You think now credi di poter restare seduto e che i soldi arriveranno da soli? Pezzo di merda! Ci consegnerà l'oppio all'aerodromo, coglionazzo! Con la magia! Con la furbizia! Well, ma I was hoping. Io speravo. Dios mios, saresti da picchiare a sangue. Per ora farò io le consegne. But if you're going ma se to vuoi be essere a un buon capo, sobrino, è meglio che i tuoi talenti non perdano tempo con le consegne di oppio. Oppure devi togliere il recinto. Devi uscire da quell'ufficio e andare in città, far lavorare quel tuo cervelletto del cazzo da studente universitario e potenziare la logistica. Cazzo! Pagare qualche cervellone più di te per trovare una soluzione al problema dei trasporti. In ogni caso, presto questo posto funzionerà come una poesia in movimento, Salvador fa un sorriso soddisfatto. Romero è meno divertito. Ci sta. Egli ha fatto il cazziatone nonostante l'ottimo lavoro di gestione degli affari, anche se loschi. Salvador e Romero guardano le auto andare e venire mentre trasportano merci illegali avanti e indietro. Quell'odore. L'azienda di trasporti odora di vernice fresca e petrolio. That's progress, sobrino. Che progressi, sobrino. Stai andando bene. Sì, zio. In fact, sto anche iniziando a divertirmi. Non montarti la testa. Hai ancora molta strada da fare. Garzone. I'd expect nothing less. E adesso, tenente, zio. I nostri depositi iniziano a riempirsi di denaro sporco. Commerciare con denaro sporco è pericoloso, amico. La polizia riesce a fiutare quella merda come maiali da tartufos. Dobbiamo riciclare il denaro per togliere ogni strassas. Ora, tuo padre pagava le sue tasse universitarie, i contatti e riciclava il denaro così. Ma visto che non è più possibile, poi perché tu sei un sobrino stupidotto. Aspetta, cosa faceva papino? La cosa migliore sarebbe una compagnia di taxi o qualcosa di simile. Possiamo costruirne una in città. E già che ci siamo, è ora di trovare una residenza adeguata. Non è uno spreco di denaro? Assolutamente no, nipotina mia. Una residenza privata è un ottimo posto per accumulare denaro sporco in una quantità maggiore rispetto a qualsiasi altro edificio. E poi, ti voglio bene, anche se non sono stronzo, sobrino. Ma una stanza d'albergo non basta più per tutti e due. Mi stai un po' sui coglioni. Andiamo avanti il tempo, perché il tempo è denaro e i sindaci possono fare favori. I sindaci possono essere potenti alleati del tuo cartello. In qualità di capo del comune, stringendo un accordo con un sindaco, puoi prendere il controllo di una regione, potendo così costruirne al suo interno. In qualità di capo delle autorità di una regione, i favori di un sindaco possono aiutarti e proteggerti dalle forze di sicurezza che potrebbero tenerti nel mirino. In qualità di capo del tesoro di una... Sindaco, mi serve un favore! Non mi saluti nemmeno! Così, hai dormito con me la scorsa notte? Scusa, compare, ma il tempo è denaro, no? Sì, capo, capisco. Cosa posso fare per te? Blocca la mia stella rimasta, dai. Metti fine agli attacchi di questa gente. Non credo che gli affari possano sopportare morti di più. No, ho sbagliato voce. Non sono un bravo doppiatore, purtroppo. Era questa la voce giusta. Ma certo, mettendo la giusta somma nelle giuste mani, posso far chiudere un occhio a chiunque almeno per un po'. Ci sarà un prezzo da pagare, ovviamente, e non solo finanziariamente. La sfiducia verso i politici è già alta. Io non riesco a immaginare il perché.
Intendo dire che essere visti come parte della corruzione andrà a scapito della loro lealtà. Come ti sembrano queste condizioni? Ma mettiamo, mettiti a lavoro, stronzo. Mettiti a lavoro, dice Maurizio. Non sarà questa la concia che farà traboccare il vaso? Certo, prenderò le misure necessarie. Allora, dicevamo, nel mentre siamo arrivati... Finalmente iniziavo a temere che mi avresti dato buca. Sebastiano Medicina, il sindaco di Rogagna, non si degna di voltarsi per salutare un suo ospite. Uè pena! Credo di aver fatto caso all'orario sull'invito. Di non aver fatto caso all'orario sull'invito. Medicina si volta verso il capo, ridendo sotto i baffi. Quel ghigno di merda come... Quel ghigno da coma merda! Mi ricordi mio fratello. Ma perché non lasciare che rovini l'inizio di qualcosa di buono, eh? Ho sentito che stai cercando un partner in questa regione. Questa parola ispira quasi amicizia. Diciamo che cerco un socio in affari. La mia famiglia ha una storia travagliata in fatto di partner. Uomini misteriosi di cui si conosceva solo la voce al telefono. Forse scegli sempre partner incapaci. Era di mia madre. Quando suo marito e il mio fratellastro ci hanno abbandonati, l'uomo che chiamava solo al telefono iniziò a chiamare ogni sera. Si è preso mia madre e i suoi affari, li ha fottuti entrambi, e quando ho avuto l'età per capire cosa stava succedendo non ci aveva lasciato altro che debiti. Ormai le bande spolpano la carcassa della sua attività come avvoltoi. Ma questa è una tragedia, signore. Non mi interessa della sua comprensione. Proprio i tuoi proiettili nel collo di quei cazzo di avvoltoi. E quindi vuole vendetta. Subito conquistiamo la città. Mentre il sole pomeridiano passa sopra le città, Rodignolo emerge lentamente dall'ombra dei monti de las Manos de las Madres. Il sindaco Sebastiano Medicina sussulta mentre la luce del sole entra dalla finestra e si riflette nel suo bicchiere di guaro. Seduto nel lato opposto, Maurizio guarda il suo riflesso nel liquido del bicchiere. L'hai mai cercato? No, ho sbagliato la voce. L'hai mai cercato? L'uomo dall'altra parte del telefono? Una volta non avevo molte informazioni a disposizione. Sapevo solo che mia madre lo chiamava El Virus. Hai mai sentito quel nome? Lui sì. Solo nelle favole della buonanotte, temo. L'espressione di Sebastiano Medicina è delusa, ma non scioccata. Non importa, l'attività di mia madre è di nuovo intestata a lei. Forse ora mia famiglia potrà finalmente lasciarsi alle spalle la sua ombra. Quindi, cenone di Natale per tutta la famiglia a casa Medicina? Non vorrei arrivare a tanto, ma Rodignolo ha grosso debito con te, capo. Per qualsiasi favore, non esitare a venire da me. Congratulations, la regione ora è tua. Puoi prendertela. Cominciamo, mi serve questa regione. Oh yes! Procedi, mi serve questa regione. Ho molti progetti che la riguardano, come fare un parco giochi, il negozio di lecca-lecche, lo zucchero filato. Madonna, che personaggio brutto che gli ho dato a Maurizio. Bang, bang, bang. Maurizio inchioda un angolo della mappa su una parete dell'ufficio. Building out quite the empire. Stiamo costruendo un bel impero, capo? Tutto grazie alla tua guida, zio. No, anzi, Dio. Fa un passo indietro per ammirare il suo lavoro e Salvatore gli stringe la spalla con fermezza. But our work is ma il nostro done. Lavoro non finisce you mai. See, vedi, più vendiamo un determinato prodotto, più il mercato si satura. La domanda a volte può calare, so di conseguenza i prezzi e i nostri guadagni. A che serve tutto questo controllo se qualcosa di imprevedibile come il mercato può portarselo via?
Diversificazione, tio. Dobbiamo diversificare la catena di produzione. Dios mio. I thought you went to college to study poetry. Per studiare poesia. Queste cose quando le hai mai imparate? I went to college to study poetry. All'università per studiare poesia, tio. Ma non vuol dire che non l'abbia studiata. And when you're not studying, e quando non studi trovi ad ascolta, hai rotto il cazzo. Somerset, boss. Now that you're growing for two.